Amen. Grazie fratello Petrone, un saluto a tutti coloro che stanno su Parole di Vita in questa sera, sui social e anche nei canali di TV in tutto il mondo. Io oggi ho un messaggio da parte del Signore per te. Il messaggio si intitola Guidati in mezzo al deserto. E questa parola è in Esodo capitolo 13 e vogliamo leggere Esodo capitolo 13 versetto 20 e 21. Dice così la parola del Signore: partirono da Sukkot. Se la regia può mettere la parola, partirono da Sukkot e si accamparono in Etam sul limite del deserto. Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nuvola per guidarli sulla via da percorrere e di notte con una colonna di fuoco per fare loro luce, così che potessero viaggiare di giorno e notte. Di giorno la colonna di nuvola non si ritirava mai dalla vista del popolo e nella colonna di fuoco, dice il versetto 22, durante la notte. Preghiamo e ringraziamo il Signore per questa parola, perché oggi il Signore parlerà al tuo cuore. Grazie Signore in questa sera per la tua parola e in questo giorno chiedo che lo Spirito Santo, Signore, sia il consolatore delle nostre anime e ci possa illuminare e poter capire di più questa parola, Signore, che tu hai per noi in questa sera. Grazie perché tu sei la strada, la verità e la vita e nessuno viene al Padre se non attraverso di te. Signore, oggi mettiamo questo momento nelle tue mani, nel nome potente di Gesù, amen e amen. Oggi voglio ricordarvi che non siete qui in questo luogo come un luogo di intrattenimento, ecco perché ci sono molti luoghi, cinema, teatri, circhi, centri commerciali, ma siete venuti in un luogo di formazione, formazione nella parola di Dio, formazione nel servire Dio. La Bibbia ci dice che noi siamo soldati di Cristo, la Bibbia ci dice che siamo in una guerra spirituale e chi vuole combattere il buon combattimento della fede deve allenarsi, saper usare le armi della nostra milizia, che non sono carnali, dice l'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi, ma potente in Dio per distruggere le fortezze. Quindi dobbiamo esercitarci per la pietà. Voglio darvi oggi una parola che ti incoraggerà, che ti consolerà, consolerà, che ti abiliterà e ti formerà in questa corsa che è la corsa della fede. La corsa cristiana è una corsa di resistenza, non di velocità. In questa corsa non conta chi arriva prima al traguardo. Ho visto molti partire con tanto slancio e tanta velocità, ma non arrivare. Questa corsa è una corsa, il cammino della fede, la corsa della fede per resistere gli ostacoli, cadere e rialzarsi, ma raggiungere il traguardo. Paolo disse: dimenticando certamente ciò che sta dietro e protendendomi in avanti, mi avvicino al traguardo, al premio della alta vocazione di Dio in Cristo Gesù. Paolo, ispirato in un atleta corridore, in Prima Corinzi 9, 24 al 27, dice: non sapete che quelli che corrono nello stadio in realtà corrono tutti, ma non prende il premio. Correte in modo tale da ottenerlo e chiunque combatte si astenga da tutto e loro in verità per ricevere una corona corruttibile, ma noi incorruttibile, affinché così non corro come una cosa incerta, così non combatto come chiunque ferisce per primo l'aria, ferisco il mio corpo, diceva l'Apostolo, lo rendo schiavo affinché io stesso, dopo aver predicato agli altri, non venga ad essere ripreso. Dunque, cari, questa corsa della fede è una corsa di resistenza, non di velocità, e dobbiamo allenarci. Perciò non è questo un luogo di intrattenimento, ma un luogo di formazione. Oggi ti voglio parlare del deserto. Il deserto ha cose buone, ma cose cattive. La cosa brutta è che è una stagione, un periodo nella nostra vita, il deserto, ma la cosa bella è che il deserto ha una data d'inizio e una data di scadenza. Il tempo che tu trascorri nei deserti della vita dipenderà
soprattutto dalla nostra attitudine, da noi e da parte di ciò che Dio vuole insegnarci nel deserto. C'è una transizione che, piaccia o no, dobbiamo vivere nella vita cristiana, in questa corsa della fede, ed è la transizione dalla schiavitù che ci ha liberato Gesù alla terra promessa. E tra la schiavitù e la terra promessa c'è un deserto che dobbiamo attraversare, un periodo di tempo di siccità, un periodo di tempo difficile, però in questo periodo di tempo la mano del Signore è sopra di noi. Tutto quello che accadde al popolo di Israele, il popolo di Dio nell'Antico Testamento, è l'ombra di ciò che accadrà alla Chiesa del Signore. E la Bibbia dice che dobbiamo leggere l'Antico Testamento perché è un'ombra dei beni futuri, in Ebrei capitolo 10 verso 1. Questa parola significa che Dio ha mostrato in anticipo tutto ciò che si realizzerà nel futuro e tutto ciò che il credente dovrà attraversare. Quindi, proprio come Israele dovette attraversare il deserto quando uscirono dalla fase della schiavitù, anche noi dobbiamo attraversare questa stagione o questo periodo. Gesù, essendo il figliuolo di Dio, è stato guidato dallo Spirito Santo a attraversare il deserto 40 giorni e 40 notti per essere tentato dal nemico ed uscire nel potere dello Spirito Santo. E noi anche dobbiamo prepararci a vivere questa esperienza tra la liberazione della schiavitù della nostra vita quando abbiamo creduto in Gesù fino ad arrivare alla terra promessa. Perciò dico me in questa sera, dalla schiavitù alla terra promessa c'è un deserto per attraversare e nessuno scapperà da questo periodo del deserto. Però, come ho detto, una buona notizia per te: il deserto ha una data di scadenza, non è per sempre nella nostra vita. Da un giorno che finirà il deserto, il nostro traguardo, la nostra speranza è la terra promessa. Gesù ci ha liberato, cari, dalla schiavitù del peccato, proprio come il popolo di Israele lasciò l'Egitto e la schiavitù e Dio li fece passare per questo periodo di tempo che durò 40 anni a causa della loro stessa disubbidienza. Non dovevano passare 40 anni nel deserto, ma a causa della loro disubbidienza, del mormorare, di parlare male della terra promessa, passarono. Ogni giorno che riconobbero la terra, che furono 40 giorni, si allungò un anno, 40 anni nel deserto. Allo stesso modo, per raggiungere la nostra terra promessa dobbiamo attraversare, come ho detto, questo periodo, questa stagione, il deserto. E quando non siamo allenati con i pensieri di Dio, con i propositi di Dio, non siamo allineati al proposito di Dio, quando noi vogliamo fare la nostra volontà e non la sua, i desideri della nostra vita si manifestano e diventano allora periodi duri, periodo di deserto, che si possono allungare. Perciò oggi, ripeti con me, dalla schiavitù alla terra promessa c'è un deserto per attraversare. Ma ogni deserto, cari, è una stagione, come ho detto, da attraversare. Non è per sempre, a meno che tu sia come quelli che nel deserto, a causa della loro carnalità, furono postrati per sempre. Sapete, la Bibbia ci dice che c'è una generazione, c'era una generazione che rimase postrato nel deserto, abbattuti nel deserto. In Prima Corinzi capitolo 10, versetto 5 al 12, l'apostolo Paolo, parlando a questa chiesa dei Corinzi, dice: ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque e perciò furono abbattuti nel deserto. Ora ciò avvenne come esempio per noi perché non desiderassimo cose cattive come essi le desiderarono, non diventare idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto sta scritto, il popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò a divertirsi. Verso 8 del capitolo 10 di Prima Corinzi dice: non abbandoniamoci alla fornicazione, come si abbandonarono alcuni di essi e ne caddero in un solo giorno 23.000. Il versetto 9 dice: non mettiamo alla prova il Signore, come fecero alcuni di essi,
e caddero vittima dei serpenti. Verso 10 dice: non mormorate come mormorarono alcuni di essi e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio e sono state scritte per ammonimento nostro di noi, per il quale è arrivata la fine dei tempi. Quindi chi crede di stare in piedi, guarda di non cadere. Il popolo di Israele, cari, bramava cose cattive nel deserto. Erano idolatri, erano fornicatori. Un giorno dice che caddero 23.000. La generazione uscita dall'Egitto aveva una dura cervice. Tentarono il Signore, mormorarono a Dio e Dio dovette suscitare un'altra nuova generazione giovane, dei 20 anni in giù. Quelli che avevano un altro spirito, dice la parola di Dio. La Bibbia dice che quella nuova generazione fu la generazione di conquista, che poté conquistare Canaan. Ora, i deserti, cari, hanno uno scopo nella nostra vita e Dio, come disse al profeta Osea, ci attraerà al deserto per parlare ai nostri cuori. Il Dio ci attrae al deserto perché ha una volontà perfetta per ognuno di noi, per parlare ai nostri cuori, per farci o per insegnarci che Lui è il Dio provveditore, per insegnarci che Lui è il nostro marito. Al profeta Osea gli disse: già non vi, il Signore disse a Israele ai tempi del profeta Osea nel deserto: non ti chiamerò più Baali se non Ishi, non ti chiamerò più figlio di Baal o quello che segue ai Baal, ma ti chiamerò Ishi, il mio amore. Nel deserto, cari, il Dio si prese cura del popolo, gli diede da bere acqua dalla roccia, si manifestò come il Dio che guariva, diede loro il manà, cibo che cadeva dal cielo, mandò loro le quaglie fino alla sazietà. E nel deserto, come abbiamo letto oggi, il Signore fece segni soprannaturali e si manifestò al suo popolo in una nuvola e in una colonna di fuoco. Quelli furono la compagnia del popolo di Israele attraverso 40 anni. Perciò il Signore ci accompagna in mezzo ai deserti. Dio si manifesta, Egli è Emanuele, Dio con noi. In mezzo alle difficoltà, in mezzo ai deserti, Lui si manifesta come la nostra guida. Quando il popolo di Israele lasciò Egitto, dice la parola che alla porta del deserto si manifestò questa nuvola e questa colonna. E questa parte che noi abbiamo letto oggi ci deve far riflettere. Cosa erano la colonna di nuvola e la colonna di fuoco? Una domanda che tutti noi ci dobbiamo fare quando leggiamo la parola di Dio. Il versetto che abbiamo letto, il Signore dice che nel momento che uscirono da Egitto, prima di entrare nel deserto, dice la parola, il Signore si manifestò loro con questa nuvola e con questa colonna per custodirgli lungo il cammino, la strada, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli e di giorno in una nuvola per coprirli dal caldo. Quindi, riflettendo su questo passo della parola, io solo posso pensare che la colonna di nuvola e la colonna di fuoco non erano altro che una manifestazione della presenza di Dio, della gloria di Dio che era con il suo popolo. Egli si muove nella gloria. Oh cristiano, chiesa, persona che stai ascoltando, non sei solo in questa stagione che stai attraversando. Il Signore è con te in una nuvola per proteggerti e in una colonna per illuminarti. Ho detto che Egli si muove nella sua gloria. La colonna di nuvola e la colonna di fuoco era la gloria manifesta del Signore, la sua presenza con il suo popolo. E mi colpisce, cari, che quando Dio porta il suo popolo fuori dall'Egitto, alla porta del deserto, non lo lascia solo nel deserto. La parola di Dio dice:
che lui si muoveva con la nuvola e con la colonna per guidarli, per accompagnarli, per stare con loro. Gloria al nome del Signore. Il versetto 22 dice che la colonna di nuvola durante il giorno e la colonna di fuoco durante la notte non si allontanavano. Questo ci parla che il nostro Dio è un Dio fedele, anche nelle prove e nella difficoltà il Signore starà con te. In un'occasione la Bibbia ci dice che il Signore parlò dalla nuvola, in altre occasioni mentre gli egiziani seguivano al popolo per distruggerli, il Signore mise tenebre e i soldati egiziani, il popolo di Israele non si potevano vedere, il popolo di Israele stava avanti e gli egiziani venivano indietro, il Signore tra gli egiziani, il popolo di Dio mise delle tenebre. Proprio per non far vedere cosa stavano facendo e il popolo di Dio stava attraversando quel mare. Cari, la gloria di Dio è una manifestazione di Dio stesso che li guidava e li proteggeva nel deserto. Preparati perché diventerà questo tremendo oggi, quando capirai cosa significa la colonna e la nuvola che apparve al popolo di Israele. Guarda, quando Dio ti porta attraverso il deserto, ho detto, non ti lascerà da solo. La sua gloria verrà, la sua compagnia verrà con te. Oggi vengo a parlare a qualcuno in questa sera che vuole ascoltare veramente la sua voce. Devi sapere che nel deserto, il deserto è stato progettato affinché tu non lo attraversi da solo, ma il Signore è la tua compagnia. Il Signore viene con te come potente gigante. Ci sono persone che attraversano le loro difficoltà da soli, ma il Signore sta con te. Ricorda, il Signore sta con te in mezzo a te, con i problemi e le difficoltà presenti che tu hai. Perciò, Dio, cari, è un Dio fedele, è un Dio buono, non solo nel deserto della vita, non solo in questo periodo del deserto che stai attraversando, il Signore è fedele e sta con te. Come è straordinario, cari, il fatto che Dio portò il suo popolo fuori dall'Egitto e prima di metterlo nel deserto appare questa nuvola, appare questa colonna per poter accompagnare al popolo, la protezione di Dio. Alleluia. Capite questo? Il popolo di Israele aveva 430 anni prigioniero, schiavo nel deserto, non conosceva il deserto, non conosceva la terra. Loro soltanto si alzavano per andare a lavorare e si mettevano a dormire dopo il lavoro, erano schiavi, non erano liberi, non avevano giorni per poter passare le vacanze fuori dall'Egitto. No, loro stavano lavorando 430 anni. Si alzavano, lavoravano, non erano pagati, tornavano e dormivano stanchi e il giorno dopo era la stessa cosa, erano schiavi. Loro non conoscevano il deserto, non avevano mai camminato da solo nel deserto, non avevano mai l'esperienza nel camminare nel deserto, non avevano ancora familiarità con il clima del deserto né con gli animali del deserto. E credo che la chiave per il popolo poter vivere nel deserto è passare attraverso il deserto con la presenza del Signore. Cari, io mi domando cosa sarebbe successo se Dio non si manifestava loro con la colonna di nuvola e la colonna di fuoco, la gente sarebbe morta nel deserto. Voglio dirti una cosa: abbiamo un Dio misericordioso, alleluia, che ci ha tolto dalle grinfe dal nemico, gloria al nome del Signore, ci ha fatto uscire dalla schiavitù, ci ha messo in un deserto, in un processo, ma anche nel deserto abbiamo visto la sua mano potente, anche nel deserto abbiamo visto e vediamo la sua gloria, anche nel deserto lui si prende cura di te. Perciò grida oggi un alleluia e digli grazie Signore perché sei con me in mezzo a questa prova, in mezzo a questo deserto. Qui, cari, la gloria di Dio si manifestava sotto l'ombra della nuvola e con la colonna
alleluia, che dava calore di notte. La colonna di nuvola gli proteggeva dal caldo nel deserto, perché durante il giorno fa molto caldo nel deserto, ma di notte loro avevano bisogno di una colonna di fuoco per riscaldare e proteggerli anche dagli animali del deserto. Ora io voglio che tu riceva questo oggi. Il Dio dell'Antico Testamento, il Dio di Israele, è lo stesso Dio nostro. Il Dio dell'Antico Testamento è lo stesso Dio della Chiesa di oggi. La Bibbia dice che è un'ombra, come ho detto, tutto ciò che accadde al popolo di Israele. Noi non possiamo eliminare l'Antico Testamento e soltanto basarci sul Nuovo Testamento. Ci sono persone che dicono: ma questo era dell'Antico Testamento. No, no, no. Il Nuovo Testamento non si capisce senza l'Antico Testamento. Tutti e due testamenti sono connessi e uno ha bisogno dell'altro, e noi come Chiesa abbiamo bisogno di capire uno e l'altro, sapere interpretare correttamente. Quindi posso dire che anche oggi noi come Chiesa abbiamo bisogno della colonna di nuvola e della colonna di fuoco come Chiesa, per non morire, come cristiano, per non morire in mezzo al deserto, spirituale che dobbiamo attraversare. Non so se qualcuno mi capisce questa sera. Parlo alle persone spirituali che capiscono, che aprono le orecchie spirituali, l'udito spirituale per capire la parola di Dio. Ascoltami bene, il nostro destino, il traguardo non è il deserto, è la terra promessa. Stiamo attraversando un deserto, il deserto è temporaneo, la nostra destinazione non è il deserto, la nostra destinazione è la terra promessa. Ma per arrivare alla terra promessa abbiamo bisogno di essere guidati dal Signore. Abbiamo bisogno di questa nuvola che ci copre dal sole, che ci copre dal caldo, e questa colonna di fuoco che ci protegge. Prestatemi attenzione, perché qui inizierò a insegnare la parola di Dio. Finora ho predicato, però adesso voglio insegnare la parola di Dio. Cosa rappresenta, cari, la colonna di nuvola e la colonna di fuoco in questo momento ad oggi? Penso che possiamo capire cosa significa, vedendo lo scopo per cui Dio ci ha accompagnato il popolo di Israele con le colonne di nuvole e fuoco. La parola dice in Esodo capitolo 13, versetto 21: il Signore andava davanti a loro, camminava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli sulla via, e questa è la chiave, e di notte in una colonna di fuoco per dare loro luce. E questa è la chiave che dobbiamo tenere presente da adesso in avanti, perché, come ho detto, ti voglio insegnare qualcosa di straordinario che io ho capito attraverso lo Spirito Santo e che voglio dare anche a te. Numero uno, lo scopo principale della colonna di nuvola era quello di guidare le persone nel deserto. Cari, deduciamo che la colonna di nuvola in questo momento rappresenta colui che ci guida. Lo Spirito Santo è colui che ci guida, è lo Spirito Santo che ci guida ad ogni verità. Lo Spirito Santo in questo momento fa la stessa opera della colonna di nuvola per le persone nel deserto. La nuvola li ha guidati, lo Spirito Santo continua a guidarci. Ti dirò una cosa: Mosè era il leader, ma non era Mosè a guidare il popolo. A guidare il popolo era il Signore attraverso questa colonna di nuvola. Dove si muoveva la colonna di nuvola, lì si muoveva il popolo del Signore. Se la nuvola si fermava, il popolo si fermava. Quando la nuvola andava a destra, il popolo andava a destra. Quando la nuvola andava a sinistra, il popolo andava a sinistra. Quindi in questo tempo le cose non sono cambiate, cari. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi e ci stia guidando, e questo è lo Spirito Santo. Ascoltami bene. Senza lo Spirito Santo tu ti perderai nel deserto, senza lo Spirito Santo muori nel deserto. Cosa sarebbe successo alla gente se non avesse avuto la colonna di nuvola? Immagina di camminare all'improvviso, la nuvola non c'è più. Allora cosa possiamo fare
Dobbiamo camminare seguendo al Signore. Sapete, il popolo di Israele, se non aveva quella nuvola addosso, moriva di caldo, ma non solo, erano guidati da quella nuvola. Dove andava la nuvola? Il GPS, loro avevano un GPS nel deserto, così come tu hai un GPS, il Google che ti porta da un posto all'altro, o un GPS che hai sul tuo cellulare per orientarti. Sapete, nel deserto, io sono stato nel deserto in Dubai, e quando qualcuno sta nel deserto senza un GPS non sa dove andare, perché davanti hai arena, da un lato arena, dall'altro arena, dietro arena, e non sai dove muoverti. Ma quella colonna, cari, era la guida del popolo di Israele. Il nostro GPS spirituale si chiama lo Spirito Santo del Signore. Alleluia. È lo Spirito Santo che ci guiderà. Dobbiamo noi chiedere allo Spirito Santo, in mezzo al deserto, alla prova, alla difficoltà, che sia Lui a guidarci, che non siano i nostri pensieri, che non sia la nostra volontà, che non siano le nostre idee o quello che noi sentiamo, ma che sia il Signore a guidarci. Romani capitolo 8, versetto 14 dice: poiché tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. Ripeto, tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. Giovanni capitolo 16, versetto 13 dice: ma quando verrà lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, poiché non parlerà di propria autorità, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Cari, la Chiesa del primo secolo era una Chiesa guidata dallo Spirito Santo. Capitolo 13, versetto 1 del libro degli Atti degli Apostoli dice che c'erano nella Chiesa di Antiochia profeti e dottori, c'erano persone preparate, ma chi parlava era lo Spirito del Signore. Lì c'era Barnaba, Simone, Lucio di Cirene, Saulo, e ministravano in un digiuno, perciò i digiuni sono potenti ed importanti per la Chiesa del Signore. Noi dobbiamo digiunare, fare digiuni, perché attraverso il digiuno il Signore ci parla, e il Signore ci guida, e il Signore ci porta dove Egli vuole. La Chiesa del primo secolo era una Chiesa guidata dallo Spirito Santo. Perciò oggi dico me, Lui è la nostra guida, lo Spirito Santo è la nostra guida, e lo Spirito Santo mi guida attraverso i deserti spirituali, le stagioni spirituali che io sto attraversando. Gloria al Signore. Sapete una cosa? Questa parola si verifica in Gesù quando fu guidato dallo Spirito al deserto. Anche Gesù ebbe l'opportunità di essere guidato dallo Spirito nel deserto. La nuvola dello Spirito era su Gesù i 40 giorni prima di iniziare il suo ministero. Ora, voglio parlarti ed insegnarti la seconda cosa. Cosa significa la colonna di fuoco che appariva di notte con il popolo di Israele? Perché la nuvola non si vedeva di notte, allora il Signore gli accompagnava con una colonna di fuoco. Oh, il Signore nostro è straordinario. Noi siamo ogni giorno più innamorati del nostro Signore, e io voglio che tu devi innamorarti di più del Signore. Alleluia. La colonna di fuoco serviva per illuminare, cari, serviva per illuminare. La colonna di fuoco rappresenta in questo momento la parola di Dio. In questo momento la parola di Dio fa la stessa opera che la colonna di fuoco. Sai, il salmista nel Salmo 119, verso 105, e la regia lo mette, dice così la parola del Signore: lampada è la tua parola al mio piede e luce sul mio cammino. Gloria al nome del Signore. Il Signore c'ha una luce per il nostro cammino, è la parola di Dio. Il salmista nel Salmo 119, verso 130 dice: l'esposizione delle tue parole ci illumina. Alleluia, e dona intelligenza ai semplici. Quella colonna, cari, rappresentava la parola di Dio. La parola oggi, la parola di Dio che ci accompagna, rappresenta la parola che ci accompagna in mezzo alle stagioni spirituali di siccità e deserti che stiamo attraversando.
attraversando. La parola di Dio è la nostra luce, quella che illumina la nostra strada. E ti dirò una cosa, per arrivare alla terra promessa hai bisogno che lo Spirito Santo ti guidi, ma hai bisogno anche che la parola ti illumini la tua comprensione. Guarda, un faro, sapete, un faro è ciò che descrive meglio l'opera dello Spirito Santo e della parola insieme. Il faro è una torre che normalmente si trova in un punto della costa che invia segnali luminosi per guidare una nave di notte. È un binomio perfetto, cari, un equilibrio perfetto, luce e guida. Luce della parola e guida dello Spirito Santo, illumina e guida. Ci sono momenti in cui serve la parola e ci sono momenti in cui serve ascoltare lo Spirito Santo, ma tutte e due insieme devono essere bilanciati. Perciò il Signore aveva questa nuvola sul suo popolo e questa colonna di notte che faceva avanzare al suo popolo, e lo Spirito Santo ci guida, la parola ci insegna, ci istruisce. In questa sera dagli gloria a Dio per la parola che stai ascoltando, perché la fede è per udire e udire la parola del Signore. Ma un'altra cosa che attira la mia attenzione è che la colonna di fuoco serviva anche per impedire alle bestie feroci di attaccare il campamento dove erano gli israeliti, in modo che le vipere non si avvicinavano per il fuoco, i serpenti non si avvicinavano per il fuoco. Il Signore, cari, quando tu hai parola nel tuo cuore, il serpente di Satana non si avvicina a te. Perciò noi, quando vediamo Gesù con le tre tentazioni nel deserto, vediamo che viene a tentare il nemico a Gesù, che era guidato dallo Spirito Santo nel deserto, e gli dice: ma fai che queste pietre si convertano in pane e mangia, perché hai 40 giorni senza mangiare. Non solo di pane vive l'uomo. Il Signore rispose con la parola, guidato dallo Spirito Santo, e la parola che è la spada di doppio taglio per vincere al serpente, per vincere alle bestie feroci che nel deserto possono apparire. Cari, Paolo sull'isola di Malta una vipera gli si impigliò nel braccio e lui lo scrollò di dosso nel fuoco. Quando studi un po', ti accorgi che nel deserto, cari, c'erano anche i lupi. Nel deserto del sud di Israele ci sono dei lupi. Infatti, nella regione meridionale di Israele è presente un lupo arabo che il suo nome scientifico è Canis lupus arab, un esemplare che misura 66 centimetri di largo e 18 kg di peso. Ora, i lupi rappresentano le false dottrine, ma quando tu hai la parola di Dio, questa colonna che ti accompagna in mezzo al deserto, cari, i lupi devono scappare via. Gloria al nome del Signore. Ogni bestia feroce deve scappare via, perché quando tu sei pieno della parola di Dio, cari, tu non cadi in una falsa dottrina. Perciò è importante avere questo equilibrio, questo binomio perfetto, parola e Spirito Santo accompagnandoci in mezzo ai deserti che stiamo attraversando nella vita. Lui ci guida, alleluia, e lui farà la sua opera nella nostra vita. Perciò dobbiamo investigare la scrittura, perché la scrittura ci rende saggi e ci fa capire molte cose. Oh, cari, oggi e questa sera è il momento per tu dire: Signore, ho bisogno della guida tua e ho bisogno anche della tua parola, ho bisogno di mettere insieme le due cose, caro cristiano, chiesa del Signore che stai ascoltando. Dobbiamo leggere la parola 10, 20, 30 minuti, un'ora, 3 ore al giorno, ma anche stare connesso con lo Spirito Santo 10, 20, 30, 40 o un'ora o 3 ore. Dobbiamo bilanciare bene, perché il Signore vuole che la colonna di nuvola e quella di fuoco ci accompagni in mezzo a questo deserto che forse stiamo
stiamo attraversando. Ascoltatemi in questa sera e comprendiamo questa grande verità che il Signore ci lascia attraverso la sua parola. In Esodo capitolo 13, versetto 21, dice ancora una volta il Signore. Andava avanti loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli nel cammino e di notte in una colonna di fuoco per dargli loro la luce affinché possano camminare di giorno e di notte. Voglio concludere questa riflessione o predica o insegnamento con questa parte: camminare di giorno e di notte. Quando abbiamo la parola e abbiamo lo Spirito Santo nella nostra vita, nel giusto equilibrio, cammineremo di giorno e di notte. Questo significa che noi avanzeremo, questo significa che non rimaniamo stagnati in un posto, non rimaniamo fermi in un posto. Quando tu hai la parola e la guida dello Spirito Santo, tu camminerai e avanzerai di giorno e di notte, di giorno e di notte, di giorno e di notte. Fratello, sorella, cari nel Signore, noi siamo chiamati ad andare avanti, a camminare, a non rimanere fermi, a conquistare la terra che il Signore ci ha dato. Dio non ti ha chiamato a fermarti, a rimanere stagnato lì. Ho detto, Lui non ti ha chiamato a rimanere fermo. Sei stato chiamato da Dio a camminare di giorno e di notte. E questo mi parla di un cristiano, di una congregazione, di un popolo, di una chiesa che sempre sta camminando. Mi parla di una chiesa che sempre sta in movimento, vi parla di una chiesa che sempre sta in accelerazione. Alleluia. Quando noi combiniamo la parola e lo spirito di Dio, avanzeremo lodando la sua gloria. Perciò Gesù, guidato dallo Spirito Santo nel deserto e parlando la parola di Dio, vinse al nemico nelle tre tentazioni che lui ebbe nel deserto. E dice la parola che lui uscì dal deserto nella potenza dello Spirito Santo. Cari, questo che accadde a Gesù accade anche a noi. Questo che accade al popolo di Israele accade anche a noi. Noi abbiamo un ministero da poter avanzare, da poter seguire avanti, da camminare, da non rimanere stagnati. Abbiamo delle cose che dobbiamo fare. Non possiamo rimanere braccia conserte. Dobbiamo avanzare di giorno e di notte, perché lui è con noi, alleluia, e lui ci guida, alleluia, e lui è fedele, alleluia, e lui starà con noi in tutti i momenti. Avrai sete, il Signore sazierà la tua sete. Avrai fame, il Signore, così come fece scendere il manà, ti darà nel tempo di deserto, ti darà il pane che tu hai bisogno da mangiare. Hai bisogno di guarigione? Il Signore è il nostro guaritore. Il Signore si manifestò come guaritore nel deserto e si manifesta anche come guaritore nella tua vita. Cari, quello che accadde al popolo di Israele è ombra di quello che accade alla Chiesa del Signore. Perciò lascia che la lampada della parola ti guidi e il suo spirito, e la lampada ti illumini e il suo spirito ti guidi in questa sera per poter attraversare le afflizioni e i problemi che stai attraversando. Voglio pregare per te se stai attraversando un periodo di deserto, un deserto con un'infermità, un deserto finanziario, un deserto con un debito, un deserto nel tuo lavoro, un deserto nella tua chiesa, un deserto personale, un deserto spirituale che stai attraversando come cristiano, oggi ti voglio incoraggiare e dirti, come ho detto dall'inizio, non sei qui per essere intrattenuto, ma sei qui per essere formato come un soldato di Gesù, alleluia, con la sua parola. Padre, nel nome potente di Gesù, oggi ti ringraziamo per questo tempo potente che tu ci dai, Signore, di poter parlare della tua parola a molte persone che
che forse oggi stanno in un deserto attraversando un momento difficile, un momento di infermità, un momento, signore, dove stanno attraversando questa stagione. Però oggi, signore, come tu ci dici nella tua parola, questa stagione è un tempo per poter non restare fermi, ma avanzare di giorno e di notte con la guida dello Spirito Santo e con la parola di Dio nel nostro cuore. Signore, se qualcuno è ammalato adesso, mandiamo, diamo la parola di guarigione nel nome potente di Gesù. Signore, così come ho ascoltato testimoni che mi hanno chiamato per telefono, Signore, da parole di vita per dirmi: fratello, quando stavi pregando ho sentito un fuoco nel mio cuore. Oggi fai sentire lo stesso fuoco nel cuore delle persone e guarisci, Signore, a coloro che hanno delle infermità, infermità che sono croniche, infermità che il dottore ha detto non c'è nulla da fare. Il dottore fa una diagnosi, il dottore ti dà un pronostico, ma la ultima parola ce l'hai tu, Signore. Tu sei il Dio guaritore, gloria al nome di Gesù. E in questa sera, Signore, la guarigione, Signore, viene così come avvenne nel deserto. La guarigione viene sulla vita del mio fratello, della mia sorella che è collegato in questa sera a parole di vita. Grazie, ti ringraziamo, Signore, in questa sera nel nome potente di Gesù che è benedetto in eterno. Amen e amen.